Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 28 di giugno del 2023, siamo nella Valle San Silvestro, sopra Dobbiaco, là sotto c'è Dobbiaco, perché andiamo a fare un giro alle piramidi di terra. Però prima, qui dietro da qualche parte, dovrebbe esserci una scatolina che andiamo a cercare. Cache trovata e recuperata. Ora l'indizio era non serve scalare, un pochino ho dovuto scalare, però vabbè, dai. Perché io sono piccina. Piuttosto il logbook è quasi pieno qui, eh? Beh, ci sono anche tanti spazi però rimasti vuoti, quindi vabbè. Questa cache si chiama San Silvester Nenia Trop Dalunk da Toblach, che secondo me potrebbe essere un dialetto locale o ladino o qualcosa di questo tipo, perché non è tedesco e non è italiano. Comunque, facile cache nascosta in Valle San Silvestro vicino a Dobbiaco Toblach. Sì, buona. Fine, era tutta qua la descrizione. Pensavo ci fosse qualcosa di più. Va bene, ok. Vabbè, comunque, faccio vedere almeno la casetta. Ecco Pittino con gli occhi a cuoricino. Con le pinze davanti, mai viste? Signori, testiamo Beh, il questa profumo è cosa buono, un terrificante. misto di ananas e cocco. È il cocco drink all'ananas, ok? Il cocco drink alla melagrana è una cosa atroce. Ah, vorrei far notare i pezzettini di ananas gommosi di sotto che sono No, è terribili. cocco. Sì, scusate, di cocco. Ma è buono. Cazzo, è buonissimo. È molto dolce però, eh. Cioè, Ho per cosa. paura. No, è buono, fidati. È un nettare degli dèi questo. Allora, sa di medicina. No. Sì, sa di medicina. No, è che è Sì, dolce. no, sa esattamente di medicina. Allora, è leggermente meglio di quello alla melagrana, perché quello alla melagrana proprio, cioè, ma devi stare morendo di sete e non avere proprio niente a disposizione. Questo è un po' meglio, però sa di medicina. Un po' Buono. sì, eh? No. No? Vabbè, ok. Questo quando arrivano i pezzettini di cocco. Ah, ce l'hai già il pezzettino di Sì, cocco? qualcuno. Purtroppo tendono a stare sul fondo. Eccole qua, le piramidi di terra. Però comunque adesso continuiamo per il sentiero perché dovrebbe esserci più su un punto panoramico.
siamo arrivati alla panchina col tavolo e col punto panoramico. Direi che possiamo anche pranzare qua, che dici? Che bello! Qui su, nel punto panoramico, c'è una cache della premiata ditta Mattia e Raffaele che si chiama Erd Piramide Piramidi di Terra. Le piramidi di terra nella Val di Fana non sono costituite dal materiale morenico altrimenti tipico delle piramidi di terra, ma da depositi di colate detritiche che si sono formate verso la fine dell'ultima era glaciale. Poiché in questi depositi di detriti non sono presenti grandi massi che possano proteggere il materiale sottostante dall'erosione, nella Val di Fana si sono formate solo piccole piramidi di terra, o meglio, le caratteristiche creste detritiche. Comunque la cache l'abbiamo già trovata e in effetti è un piccolo capolavoro anche questa, è molto molto carina, ma non potevamo aspettarci altro. Pranzo. Oggi Pittino si è fatto i panini da solo e se ne è fatti... Ce n'è uno con la Nutella, non tocca, chiuso. Gli altri con cosa te li sei? Sono con un po' di toffen e quella specie di gorgonzola. Ah, quel formaggio erborinato. Sì, non è gorgonzola, vabbè, formaggio erborinato, chiamiamolo così. Io invece ho pane di segale con il formaggio il Tilsiter. È un formaggio di qua molto buono. Vertigini come vanno qua? No, no. Dopo essere stati da Brisighella. Ah, adesso questa roba da ridere. Sì. Ok. Allora, qui abbiamo un guado. Allora, visto fare da te è facile. Vabbè, spero di non finire nel fiume. Ortica infame. Prima Pittino si è un po', sì, c'è anche il formicaio. Come va la cosa dell'ortica lì davanti? No. Posto? Passato? Sì. Ok, noi qui continuiamo a inerpicarci su per la montagna con piccoli tornanti, cioè il fiume che abbiamo guadato prima è laggiù in fondo da qualche parte. Siamo dalla parte di qua delle piramidi di terra, prima eravamo di là, adesso siamo di qua. Quella che si dice una montagna di cacca.
siamo arrivati alla macchina. Claudio aveva fatto partire Comot, quindi vi metto il suo riepilogo di Comot in 3, 2, 1. Ti è piaciuto il giro? Sì. Due cache su due trovate, quindi direi che è andata anche... C'è tanto vento ogni tanto, un po' sì. Ogni tanto. Va bene, torniamo a casina. Allora, stasera qui Pittino si fa la lasagna. Ci dica. Dunque, fa odore di origano e sopra ci dovrebbe essere da... tipo mozzarella, non so. Però. Però. Io, vabbè, c'ho verdure. Va bene. Si vede, vuole assaggiare? Si sta vedendo Polga. Chissà che sarà molto male di te. No, perché è calda, quindi assaggerò con calma adesso. Allora com'è? Ma no, è buona, dai, è buona. C'è questo strano odore di sapore di origano. Certo, è che non lo vuoi mettere l'origano nella lasagna? No, però è buona. Questa sì, non è mozzarella, è alla fine una strana besciamella che era... Vabbè. A pezzi? A pezzi strani. Vabbè, comunque adesso è amalgamata. Quindi non male? Ma no, non male. Non male. Per me... Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.